Sicuramente positivo. Riguardandoci indietro dopo quello che è successo qui a Portocannone, guardare quello che siamo riusciti a fare, a cominciare dalla cosa fondamentale che era quello di mettere in sicurezza i conti del comune, a programmare e realizzare opere pubbliche, io sinceramente mi chiedo ancora come abbiamo fatto, perché è notorio che stiamo lavorando senza un euro di spesa corrente, quindi tutte le risorse che abbiamo investito sono state recuperate attraverso bandi, attraverso partecipazioni a richieste di fondi ministeriali, perché altrimenti con le nostre risorse non avremmo potuto programmare alcunché. Certo, questo ci ha poi fatto specializzare in questa attività e diciamo che devo dire sono sicuramente soddisfatto. Si poteva probabilmente fare qualcosa di più, si poteva fare qualcosa anche di meglio, questo è indubbio, come in tutte le cose umane c'è sempre un margine di errore che si fa, ma io credo che quando si lavora con serietà, con passione, con coscienza e con onestà intellettuale non ci si può rimproverare nulla. Con i turbolenti perché abbiamo dovuto dichiarare un dissesto finanziario dopo solo 8 mesi la nostra elezione, quindi è chiaro che abbiamo dovuto governare con la palla al piede. Dichiarare un dissesto finanziario significa dover rinunciare a tutta una serie di risorse, di possibilità di assunzione di personale, che adesso in questa sede poi diventerebbe anche complicato spiegare. Tra l'altro il dissesto finanziario ha comportato anche dei tagli che ai trasferimenti statali, i trasferimenti di fondi che lo Stato fa ogni anno ai comuni, al cosiddetto fondo di solidarietà comunale. E per una serie di vicissitudini legate all'essere stato capofila dell'ambito territoriale e sociale, che è stata una scelta che si è rivelata sciagurata in quanto ha determinato poi il collasso dei conti pubblici del comune di Portocannone, non è bastato la dichiarazione di dissesto, ma quel danno continua a essere permanente in quanto lo Stato ci ha tagliato nel passato risorse in maniera doppia rispetto a quelle degli altri comuni, perché la spending review è stata operata sul bilancio del comune falsificato, tra virgolette, per meglio dire non depurato, delle uscite dell'ambito territoriale sociale. È un discorso un po' complicato da farsi su due piedi, ma a breve depositeremo un ricorso al TAR nei confronti del Ministero dell'Interno e del Ministero delle Finanze per recuperare somme che vanno ben oltre i 500.000 euro. Naturale, con tutti gli amministratori, tutti, dico nessuno escluso, gli amministratori dell'attuale maggioranza, abbiamo avuto un grande rapporto di franchezza, di lealtà, di coesione, anche perché non vi nego che governare per 5 anni senza poter disporre di risorse, avere comunque accanto a sé tutto il gruppo in maniera comunque granitica, non era neanche una cosa così scontata. È chiaro che l'attuale vice sindaco ha condiviso con me forse la parte un po' più, come dire, brillante, l'ultima fase dell'amministrazione, quando dopo aver avuto l'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato abbiamo cominciato un po' a respirare e a poter programmare appunto quei fondi che nel frattempo eravamo riusciti a recuperare. Io ringrazio comunque a parte tutti gli amministratori, entrambe le giunte, perché sapete che noi abbiamo fatto uno switch a metà mandato, gli assessori, il vice sindaco Cristina Acciaro e l'assessore Nicola Musacchio nei primi 2 anni e mezzo di mandato hanno condiviso con me la parte più difficile, cioè la parte in cui ogni singola questione diventava un macigno, ogni singola vicenda, perché la mancanza, tutti i problemi si risolvono con le risorse, e in quel momento di risorse non se ne parlava, anche per lungaggini del Ministero la nostra pratica per il bilancio stabilmente riequilibrato è passata da un funzionario all'altro, quindi sono passati quasi 2 anni di amministrazione che abbiamo dovuto fare sul bilancio provvisorio, che peraltro era squilibrato, quindi davvero sono stati 2 anni più difficili. Dopodiché, con l'approvazione, come dicevo prima, è coinciso con lo switch alla giunta, ovviamente abbiamo cominciato un po' più a respirare. Ovviamente gli assessori, il vice sindaco Callo e l'assessore di legge sono stati altrettanto presenti, altrettanto collaborativi, noi abbiamo condiviso praticamente ogni cosa, io ho impostato un modo di amministrare che sicuramente non vedeva l'uomo solo al comando, delegando al massimo tutto quello che si poteva delegare, anche perché per una questione di necessità qui bisogna lavorare, qui non c'è poco da fare politica al comune di Portocannone, qui bisogna solo venire qui, rimboccarsi le maniche e lavorare. E sono convinto che Francesco e tutti i ragazzi che oggi sono in lista, che sono già pronti e sono già in campagna elettorale, lo faranno. Il candidato sindaco è nel segno della continuità con il sindaco Camoricci. Ringrazio oggi pubblicamente il gruppo di maggioranza per
per aver investito me di questa carica importantissima. Ringrazio tutti i candidati che insieme a me hanno risposto positivamente a questo progetto e insieme abbiamo iniziato questa avventura che nella continuità della vecchia amministrazione, con i progetti che noi abbiamo messo comunque in piedi e con il controllo dei conti che sono fondamentali per l'attività amministrativa del nostro paese. Lei I passi da fare sicuramente tenere d'occhio, come ho appena detto, i conti di questo comune. Dobbiamo andare a continuare quel lavoro fatto di intervenire su ogni servizio dell'ente, cercando di mantenerlo il più efficiente possibile, però con una riduzione dei costi. E non tralasciare il discorso entrate, che sicuramente merita l'attenzione da parte degli amministratori, andare a continuare a mettere in moto quella macchina amministrativa che vada a prendere i finanziamenti, portarli a Portocannone, realizzare opere a zero costo sul bilancio comunale, e lasciando per il nostro futuro delle infrastrutture che poi sono sotto gli occhi di tutti.